Ben ritrovati a tutti su Meteo Giuliacci da Andrea Raggini. Purtroppo in questi giorni Sicilia e Calabria sono state interessate da violenti temporali, nubifragi e purtroppo anche alluvioni lampo. La situazione non migliorerà completamente nel prossimo weekend, l'ultimo del mese di ottobre. Infatti queste zone saranno ancora interessate da nuvolosità diffusa e precipitazioni intermittenti che solo localmente potrebbero risultare moderate, ma su territori così colpiti dal maltempo dei giorni scorsi potrebbero recare ancora problemi. La giornata di sabato vedrà un inizio ancora nuvoloso su Calabria, Basilicata, Sicilia, con residue precipitazioni più diffuse sulla Calabria, specialmente sul versante ionico e sulla Sicilia settentrionale. Nuvolosità variabile nelle altre regioni del centro-sud, con nuvolosità più diffusa tra Marche ed Romagna, qui con cieli a tratti coperti. Nuvolosità sparsa al nord Italia, ma un peggioramento interesserà il nord-ovest tra il tardo pomeriggio e la serata, con precipitazioni tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria occidentale, con il ritorno di qualche fiocco di neve oltre 1900-2000 metri. Ventilazione ancora moderata a tratti intensa nel canale di Sicilia e tra Sicilia e Calabria. La giornata di domenica vedrà invece ancora nuvolosità sparsa tra Calabria, Sicilia e questa volta anche in Sardegna, con residue precipitazioni, però per lo più deboli. Sul resto della nostra penisola, nuvolosità che aumenterà tra Lazio, Umbria, Emilia-Romagna, Veneto, ma anche al nord-ovest, in particolar modo dal pomeriggio, con nuove precipitazioni proprio tra Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, temperature che oscilleranno nei valori massimi tra 14 e 17 gradi al centro-nord, valori fino a 20-22 gradi al sud Italia. Per maggiori dettagli consultate meteogiuliacci.it ad Andrea Raggini. Buon proseguimento.